Ciao nonna Jo, di nuovo qui siamo. Ti aspettavo, Letizia. Adesso dobbiamo preparare un piatto tipico siciliano, addirittura messinese. Si tratta di pesce stocco a ghiotta. Giovanna, ringraziamo i fornitori della Pescheria Chiofalo che ci hanno dato il pesce stocco e di frutta e verdura di Nicola Carta che si trova in piazza Pia. Allora, iniziamo subito con la preparazione del piatto. Esatto. Allora, per iniziare, mettiti a pelare le patate. Ok. Le patate sono pronte, le abbiamo Ah, sì? sbucciate, le abbiamo lavate e le abbiamo Sono tagliate. pulite. Ok, adesso passiamo alla cipolla. Devi sbucciarmi le cipolle. Sì, quante cipolle? Beh, almeno un 3-4 cipolle. 3-4 cipolle. Passiamo al sedano. Adesso qual è il prossimo passo? Dobbiamo passare ai fornelli. Adesso mettiamo l'olio nella pentola per incominciare a friggere le patate. Togliamo le patate dal fuoco e mettiamo a rosolare il pesce stocco. Adesso per prima cosa lo mettiamo dalla parte della buccia per farlo dorare, poi lo giriamo e appena è dorato lo mettiamo da parte. Adesso aggiungiamo la cipolla che abbiamo già tagliato, preparato. Perfettamente. E Ecco, questa va soffritta. si va insieme alla cipolla, dobbiamo mettere il sedano, facciamo soffriggere. Per Le un paio di cose. minuti. Deve essere almeno un 10 minuti. Facciamo. Ora che cosa dobbiamo fare? Allora, a questo punto aggiungiamo le olive che abbiamo già precedentemente snocciolate. Poi aggiungiamo i capperi Cittadina. che abbiamo tolto il sale. Li facciamo, diamo una rimettata per farli amalgamare. Ora, a questo punto dobbiamo aggiungere le patate che avevamo precedentemente soffritto. Ecco, giriamo il tutto, un po' di sale, il pepe nero, che noi lo stiamo facendo col pepe nero, ma si può fare anche con Il pepe rosso. il pepe rosso, per chi lo vuole più piccante. E dobbiamo mettere il concentrato di pomodoro. Adesso inseriamo l'acqua. Sì, che dovrà ricoprire tutte le patate. Il quantitativo è per condire, per coprire le patate. Adesso deve stare un tre quarti d'ora perché dobbiamo vedere, far ammorbidire le patate per poter aggiungere il pesce stocco. Adesso prendiamo il pesce stocco e lo aggiungiamo al sughetto per farlo cuocere un quarto d'ora e il piatto sarà pronto. Nonna Gio, è pronto questo Il piatto? piatto è Mamma pronto. mia, che meraviglia! Assaggialo. Quello sì. Questo è il pesce stocco Aiotta. messinese. Quindi dai, passiamo subito all'assaggio. Mamma mia, che buono! Letizia, ti sei dimenticata Gli antichi sapori. che con il sugo si può fare benissimo, si può condire la pasta. Dobbiamo
questo tipo di pasta, la spaccatella. questo piatto, sai che il pesce stocco è ricco di proprietà nutrizionali, non soltanto è ricco di proteine, ma anche è povero di grassi, quindi fa bene, fa proprio bene mangiarlo. Sì, difatti noi proporremo ancora tante altre ricette con il pesce stocco. Va bene, allora salutiamo tutti e ci vediamo per la prossima puntata delle ricette della nonna. Ciao! Ciao!